Il sito archeologico di Mitla si trova nella zona sud-occidentale del Messico, l'area in cui si trova a corrispondere all'attuale stato di Oaxaca. Qui fiorì una civiltà precolombiana che in seguito fu assoggettata agli Aztechi, gli Zapotechi. Mitla era una delle loro città più importanti e lo dimostra l'opulenza degli edifici e delle decorazioni. Il nome zapoteco del sito era Liobar, che voleva dire luogo del riposo. Questo perché sostanzialmente si trattava di una cittadella funebre, dove si compivano i riti di inumazione e venivano seppelliti i morti. Gli Zapotechi sfruttarono Mitla come centro religioso e liturgico per i primi 9 secoli d.C., fino all'arrivo dei Mixtechi. In seguito, nel XVI secolo, sul luogo arrivarono gli spagnoli e i missionari. Accanto agli antichi edifici di culto degli Zapotechi venne eretta la chiesa di San Pablo. L'intento era evidentemente quello di soppiantare gli antichi culti con la religione cristiana. In seguito fu costruita anche una seconda chiesa, quella di San Francesco, che fu realizzata nel luogo in cui, secondo gli Zapotechi, c'era l'ingresso al Regno dei Morti. Era quindi un modo per sigillare quel passaggio per sempre. Tutto il complesso di Mitla è estremamente affascinante ancora oggi. Si compone di 4 gruppi di edifici, originariamente 5 perché uno è andato distrutto. Sono detti Gruppo della Iglesia, Gruppo del Arroyo, Gruppo della Dobe e Gruppo della Columnas. Oltre all'imponenza delle costruzioni, quello che colpisce è soprattutto la loro decorazione.
Sulle pareti interne, su quelle esterne, sulle porte, nei corridoi, si trovano realizzati degli incredibili lavori che definire mosaico è un po' improprio. Il termine esatto è in inglese step fret e assomiglia molto ad una greca. Si tratta di centinaia di migliaia di listelli in pietra che venivano disposti a formare dei motivi geometrici ripetuti in una modalità che ha tutta l'aria di voler dire qualcosa. Ci sono 6 differenti disegni che vengono ripetuti in bande orizzontali di 3 strisce. Si tratta di motivi che ricordano serpenti, onde, spirali rettangolari. Da lontano potrebbe sembrare che ogni tassello sia stato fatto usando uno stampo e poi del gesso. Da vicino ci si avvede che la tecnica usata è molto più complessa. Infatti, ogni tessera è stata incisa nella pietra e poi incastrata con precisione millimetrica alle altre. Non è che gli zapotechi non avessero alternativa, conoscevano l'uso degli stampi, ma hanno preferito questa ben più onerosa opzione deliberatamente. Questo non implica solo un grande dispendio di energia, ma anche costi molto elevati. Per questo qualcuno ipotizza che le decorazioni non abbiano solo scopo estetico, ma che possano essere una sorta di linguaggio in codice. L'ipotesi più accreditata è che la complessa copertura ornamentale degli edifici fosse uno sfoggio di lusso e potere, un modo per le famiglie importanti della civiltà zapoteca di far conoscere il loro potenziale. Molti dei simboli che ricorrono lungo le pareti di Mitla, però, ricordano anche altri motivi decorativi diffusi un po' in tutto il mondo, aprendo le strade alle teorie di Ignatius Donnelly. I disegni usati a Mitla sono molto simili a quelli che troviamo anche su edifici greci, romani, egizi o mesopotamici. Le forme più ricorrenti sono quella rotonda,
che dovrebbe simboleggiare il mondo e l'universo. C'è poi il serpente, simbolo universale riconosciuto di grande significato religioso. Ci sono le onde o scale che potrebbero indicare la discesa all'altro mondo. Curiosamente la scala ha 5 gradini, come i pianeti visibili. Donnelly si limita a dire che la ricorrenza di certi motivi decorativi in molte parti del globo, all'interno di civiltà antiche, come quella zapoteca a Mitla, non è casuale. Deve essere un retaggio della comune matrice atlantidea. Si può anche aggiungere che la simbologia usata, il serpente e le onde, ricordano quel che sappiamo di Atlantide, così come descritta da Platone. Qualcuno si spinge ancora oltre, non escludendo che tutto il complesso decorativo di Mitla sia in realtà un enorme codice cifrato che attende ancora di essere letto. Possibile che gli zapotechi si siano dati tanto da fare, che abbiano impiegato tanto lavoro solo per l'opulenza della loro città dei morti? Forse quelle pareti sono un libro a cielo aperto che noi non siamo più in grado di leggere. E la ricorrenza dei simboli, il modo in cui sono stati disposti, il modo in cui vengono combinati, fa in effetti pensare ad un sofisticato gioco di enigmistica di cui abbiamo perso la chiave di lettura. Mitla è nel suo complesso un luogo di grande fascino. Non la si deve pensare come una necropoli. Negli splendidi palazzi in superficie vivevano le famiglie nobili. Sotto la superficie si estendevano invece, almeno a seconda delle testimonianze dell'epoca dei conquistadores, un complesso reticolo di tombe oggi non più accessibile. Come spesso accadeva nelle antiche civiltà, il mondo dei vivi e il mondo dei morti non erano separati in modo netto come accade oggi. I defunti non venivano confinati in luoghi distanti dalla vista, ma si conviveva con essi quotidianamente. A volte c'era chi implorava di poter passare la porta degli Oba ancora da vivo. Chissà quindi che i complessi motivi ornamentali non siano le formule necessarie per aprire quella porta. Una sorta di libro dei morti scritto su pietra. Per avvalorare questa ipotesi sarebbero necessarie altre scoperte che forniscano gli indizi per la decifrazione. E visto che di sorprese del passato ne riceviamo spesso, non è detto che ciò non possa accadere.